Una sorta di record firmato dai Calandra e Calandra, 5 milioni e più di visualizzazioni per il videoclip Un matrimonio. Credo che sia un risultato che non vi aspettavate probabilmente. Sì, magari oggi possiamo dire sì, inizialmente comunque si è respirata un'aria magica quando abbiamo realizzato questo video e c'è stato tantissimo entusiasmo anche alla prima, alla presentazione. E quindi consideriamo noi la prima messa, diciamo, su YouTube è stata a mezzanotte. L'indomani mattina già avevamo 10.000 click in una notte, significa da mezzanotte alle 7 di mattina. Oggi, a distanza di tempo, possiamo dire che sicuramente questi 5 milioni sono, come dire, inaspettati, però piacevole raggiungere questo risultato, perché io credo fra l'altro che sia uno dei videoclip cantati in siciliano contemporanei e forse più visti. Non credo ci siano altri videoclip che abbiano raggiunto queste cifre, quindi questo è ovvio che ci rende felici e ci dà stimolo anche a realizzare altre produzioni, perché io credo che il Made in Sicily non possa mai finire, anzi sia il momento giusto per parlarne e per incentivare ancora la bellezza della nostra terra. 5 milioni di visualizzazioni in quanto tempo? Ma sicuramente, diciamo, in breve tempo, considerando che sono quasi 5 anni circa che abbiamo, realizzato questo video, che ha una media di 1 milione all'anno e sono tantissime su YouTube, che è appunto una piattaforma un po' particolare. E la cosa bella sono i commenti che arrivano da tutte le parti del mondo, per cui abbiamo avuto, come dire, abbiamo avuto commenti dalla Russia, dalla Cina, dalla Germania, dagli Stati Uniti, per cui siamo orgogliosi che questo nostro prodotto è uscito fuori i confini della nostra regione e anche a livello nazionale fuori. Quindi c'è il rischio che sarete costretti a imparare il cinese, però comunque scherzi a parte, vi montate un po' la testa o rimanete con i piedi per terra? No, assolutamente no, stiamo con i piedi per terra, anzi vogliamo continuare, questo ci dà incentivo a continuare su questa linea e portare avanti sempre quello che è il Made in Sicily. A proposito di spettacoli, di attività, di manifestazioni, ce n'è una davvero interessante ad agosto, che giorno, all'Arena delle Rose. Sì, cogliamo l'occasione per invitare tutti i telespettatori e quanti ci seguono attraverso anche social a questa nostra festa. È come se vi invitiamo ufficialmente al nostro compleanno, perché noi festeggiamo 10 anni di carriera artistica e vogliamo farlo con le persone che ci vogliono bene, con tutti gli amici. E vi invitiamo ufficialmente all'Arena delle Rose l'8 di agosto perché festeggeremo 10 anni insieme dei comici nazionali, che sono i comici di Colorado Italia 1, i Pampers, che festeggiano, guarda caso anche loro festeggiano i 10 anni di attività, quindi sarà un continuo festeggiamento, una serata all'insegna del cabaret da nord a sud, anche con la musica siciliana, quindi un momento di festa e di gioia per noi. Invece di portarci i regali, ci date il piacere di essere presenti a questa serata, quindi ci date doppiamente questa gioia. Ora la chiesa alla nisciuta, lanciù di riso e gran battito di mano,